Ciao ragazzi, ciao Luca, siamo pronti, dai. Vai. There were days where we thought we wouldn't make it out, but we stuck it out. Today's our day. Today's our day. There were nights we would fight, no end in sight, nothing was right. Tonight's our night. Tonight's our night. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me. Che andremo a vedere, perché loro qua vedi che hanno telecamere, hanno tutto quanto, no? Ci hanno invitato ad andare a vedere questo. Andiamo a fargli l'applauso a loro che devono recitare, sei d'accordo? There were times when we found it, fell back in love, the best still to come. Our time is now. Our time is now. Agnes, come è andato il viaggio? Bene. Perfetto. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me. We were meant to be. We were meant to be. We were meant to be. È meglio Roma Pordenone. Survivor, che sì, sì. E sei un po' stanca adesso o no? No. Perché? Sei troppo? No. Sei emozionata? Sì. Per quello. Dove andiamo stasera? Bene. Dove andiamo? A teatro. A vedere? Spettacolo. Sofia Raffaele.
arrivate, nel senso, sì, perché le avete fatto arrivare questi video bellissimi di tre grandi campionesse, certo. E tu sei rimasta molto emozionata di ricevere questi video, vero? Sì. Sì. Per te sono tre modelli ormai queste ragazze. Era il giorno del suo compleanno, del decimo compleanno soprattutto. E quindi quel giorno ho ricevuto, abbiamo fatto una festa, perché era il suo desiderio di fare una festa, in più si è trovata questa bellissima sorpresa di queste di sue... questi tre video. Molto bene. Allora, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e vogliamo portarti, lasciarti un piccolo pensierino. Ambra Sabatini, Monica Contraffatto e Martina Caironi. Ci sono fatti desiderare. Ambra, Monica e Martina sono le tre atlete che hanno fatto il video per Agnes nel giorno del suo compleanno e che adesso sono diventate i loro punti di riferimento. Agnes non voleva montare la protesi e così abbiamo chiesto a queste tre grandi campionesse di lanciare un messaggio per lei. Ragazze, so che siete anche voi emozionatissime perché avete visto oltretutto quanto siete state importanti per loro. Beh sì, innanzitutto buonasera a tutti e siamo tutte e tre molto emozionate di avere la nostra piccola fan qui. Abbiamo già visto un video in cui lei imitava tutte le nostre gesta prima della gara e ci siamo emozionate a quel punto, non potevamo fare a meno di fare questa piccola sorpresa sperando che sia gradita. Adesso vuol dire qualcosa? Noi comunque abbiamo visto il tuo video, ma adesso ce la devi fare in presenza. I nostri gesti quali sono, quello di Ambra? Facciamo i gesti, cioè noi abbiamo visto il video, ma adesso vogliamo vederlo di presenza. Questo è il mio, Bravo! Quello di Ambra e Martina? Io non faccio niente. Ma quello è Ambra? Ambra? Potrebbe sembrare che sta un po', però oh, sto un po' scherzando. Niente, Martina, devi inventare un gesto un po' più eclatante. In quei momenti c'è la tensione, vero Agnes? Come un po' adesso. Sei vestita da principessa e noi siamo felicissimi di essere qui. Abbiamo, adesso sono quattro gambe bioniche sul palco. Forse sei la nostra quarta Charlize, sei tu. Altri cinque. Oh, tu mi darei il cambio, io sono quella più grande, tu sei quella più giovane. A Parigi facciamo cambio, ma... Dopo Parigi però. Ma Agnes, ma sei contenta di avere una protesi? E ci fai vedere qualche passo? Che brava! Lo sai quante cose si possono fare con la protesi? Si può anche ballare. Cosa si può? Correre. E poi, per esempio? Ballare. E poi? Saltare. Siete bellissime! Adesso ti aspettano con loro ad allenarti, prossimamente. Ragazzi, grazie. Ti aspettiamo in vista, Tutte e tre le aspettiamo, Mi raccomando. Perché ci sono i nostri fotografi. Grazie infinite ragazze, grazie Agnes, grazie Rudy per quello che fai e grazie Sara per averci permesso di conoscere i sogni. Stavi pure guardando. Grazie. Andiamo avanti. Allora andiamo avanti Carlo, passiamo alla prossima. Che bella che sei. Tu Agnes ce l'hai col calzettone, noi invece ce l'abbiamo nera come Batman. Hai visto? Guarda anche lei. Tutte e tre. Uno, due, tre. Quattro! Ha detto che vuole curare anche lei quando sarà più grande. Certo! Appena impara bene con questa, piano, sei emozionata. Ma lo sai che io e te siamo nate lo stesso giorno? Sì. Il 13 settembre? Vergini, Chissà quante ne vergine tu. Ma te l'aspettavi questa sorpresa? C'è stato qualche spoiler secondo me, papà. No, non sapevo nulla. Ma si vede che è una freghetta. No, è emozionante. Per adesso.
era il vostro sogno da bambine e qual è, diciamo, il vostro sogno adesso? Io volevo diventare un poliziotto e poi volevo anche fare l'atleta. In realtà poi alla fine li ho sentiti tutti e due, perché fatto tipo sono militare e poi sono diventata un atleta, quindi i miei sogni erano questi e li ho sentiti tutti e due. Io invece volevo fare l'atleta professionista e alla fine appunto ci sono riuscita. Io non lo so cosa volevo fare, volevo girare il mondo e volevo diventare una cantante, non è ancora successo. Nel frattempo però sto girando il mondo, sto conoscendo tantissime belle persone e anche oggi questi momenti così speciali, insomma, sono quelli che ti fanno riempire il cuore e essere felice di quello che sei. Com'è stata l'emozione di realizzare questo sogno? Questo di conoscere lei è bellissimo, perché le persone come lei ci spingono ad andare oltre, ci fanno capire che il nostro messaggio comunque va oltre al semplice gesto atletico. Quindi io oggi sono contentissima di aver conosciuto lei e sono contentissima di conoscere altre ragazze e se possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo ne sono ancora più felice, quindi diciamo che il mio sogno si è realizzato al 100%. Per me anche, come diceva Monica, dai, che ridi! No, pensavo che si faceva il turno. Ma Agnes, che cosa... Che sogno ha? Che cosa hai provato oggi? A camminare. Hai provato a camminare? Sì. E che... E ci hai pensato... Cioè, quando ci hai visto, che cosa hai pensato? Di correre. Di correre con noi? Sì. E ti aspettiamo al campo, ci crediamo, eh? Sì. Perché poi ti faccio l'allenatrice io. Sappi che ti farò l'allenatrice. Non so la prendi in cuore. È spontanea. È un po' di calma. Poi volevamo chiedervi che messaggio dareste ai nostri ragazzi, diciamo, nella prospettiva del futuro. Beh, senz'altro appunto proprio di credere nei propri sogni, perché alla fine anche nei momenti più difficili sono quelli che ti danno la spinta per andare avanti, per andare oltre magari all'ostacolo, alla disabilità, anche a rompere quelle barriere. Io il messaggio che darei a questi ragazzi, e per prima Agnes che è qua con noi, è di non mollare e anche davanti alle difficoltà. Agnes, lo sappiamo che ne ha superate tante, è ancora piccola ma è già fortissima e le persone come lei, forse più che noi, devono essere da esempio, perché insomma avere questa capacità di reagire fin da piccoli, poi grazie ovviamente anche alla famiglia, alla mamma, al papà che ti vogliono bene, può essere di ispirazione per tantissimi. Questa cosa è quello che ti hanno regalato a te, ce l'hanno regalato anche a noi, quindi ogni volta che ti senti un po' giù tu lo prendi, lo strofini e noi ti diamo la forza, perché ce l'abbiamo uguali, lo faccio vedere. Ah sì, questo qua è specialissimo. Stava piando un infarto, cioè non è, cioè, stavo così veramente. Stavo... Non so che ti sei. Sì, lo so. Sì, lo so. Monica, quando a un certo punto ha visto che eravamo tutte e tre, arrivate tutte e tre, anche Ambra ha fatto. Lei cosa ha detto? Abbiamo tutto
L'abbiamo fatto la porca! Un modo di dire. Pa, 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 pa. E poi c'è l'inno che lei sta così. C'è questa cosa. E si chiama cuore. Cuore. Con tutto il cuore. Quanto sei contenta? Ti ho promesso? Cosa ho fatto? Perché quando hai detto andiamo a Roma, lei fa andiamo a vedere il ragazzo. No, purtroppo questa volta non possiamo. Ma quando? Deve passare un po' di tempo, non lo so, bisogna organizzare. Ma sì. Adesso andiamo. Sì, ora sì, ora è fatta. Ti abbiamo segato. Ti abbiamo fregata. Era una sola.